Bene amici di Mythical Snake, benvenuti in questa video recensione nuova. Come sempre, prima di andare avanti, voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella in basso a questo video in modo da attivare tutte le notifiche relative ai video che saranno caricati sul canale YouTube di Mythical Snake. Detto questo, andiamo avanti. Prima di andare avanti, però, voglio ancora ringraziare gli amici di AR Digital Store per avermi inviato in prova un altro dei loro prodotti. Questa volta parlerò di microcamere di sorveglianza. Questa microcamera di sorveglianza che ho ricevuto in prova per un bel po' di tempo, devo dire che mi ha sorpreso sotto alcuni punti di vista. Uno dei primi è stata la batteria, ma detto questo, andiamo a scoprirla insieme nella video recensione. Come di consueto, partiamo dalla confezione di vendita. Al suo interno troviamo la microcamera con connettore proprietario, una batteria anch'essa dotata di connettore proprietario, un cavetto USB, mini USB che consente sia la ricarica e sia la connessione al nostro computer, un adattatore USB 2.0 con uscita microSD card, troviamo i codici QR per scaricare la relativa applicazione sia per Android e sia per iPhone e troviamo un libretto rapido delle istruzioni, purtroppo solo in lingua inglese. Parlando della microcamera, sulla parte frontale troviamo l'obiettivo da 12 megapixel, sulla parte destra troviamo il pulsante a slitta che consente l'accensione e lo spegnimento, sulla parte superiore troviamo il pulsante per eseguire il reset della microcamera, sulla parte sinistra troviamo l'ingresso per le microSD card e nella parte bassa troviamo l'ingresso USB mini USB 2.0 che consente sia la ricarica e sia la connessione al computer e poi troviamo anche il connettore proprietario per la connessione alla batteria. Per una corretta posizione della microcamera basta mettere verso il basso il connettore della batteria. Per quanto riguarda l'obiettivo di questa microcamera, consegue un sensore da 12 megapixel con una risoluzione massima fino a 1080p e cattura dei video a 10 frame per secondo. Per quanto riguarda la cattura dei video e la cattura delle foto in buone condizioni di luce, riescono a mantenere un buon livello dei dettagli, mentre invece per quanto riguarda le condizioni di scarsa luminosità, riescono a mantenere un sufficiente livello dei dettagli. Inoltre questa microcamera con sé porta anche un microfono con riduzione del rumore integrato e devo dire che sono rimasto anche abbastanza sorpreso perché riesce a mantenere una buona qualità della cattura dell'audio. Parlando della batteria di questa microcamera, devo dire che sono rimasto molto sorpreso. Infatti, grazie ai suoi 2000 mAh con connessione Wi-Fi sulla mia rete e videosorveglianza sempre attiva, sono arrivato a quasi 5 giorni di autonomia e non è poi così male. Mentre invece, per quanto riguarda la ricarica, impiega circa un'ora e mezza. Per avere altre informazioni come link d'acquisto, QR code per l'applicazione dedicata e informazioni su come eseguire le due configurazioni di questa microcamera di sorveglianza P2P sono online sulle pagine di mythicalsnake.atevista.org. Il link per andare all'articolo ve lo lascio qua in alto a destra nelle schede e nella descrizione del video, insieme a tutti gli altri link per seguire Mythical Snake sui vari social, insieme ai pulsantini per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che facendo l'iscrizione al canale YouTube di Mythical Snake, lasciando un vostro commento, lasciando un like e facendo la condivisione del video, aiutate il canale Mythical Snake a crescere. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.